Amici tecnologici, benvenuti in un nuovo video. E allora, in questo video, prima di andare a parlare nell'effettivo, ma vi prometto che parleremo in questo video, vi voglio fare un piccolo accenno di una diversità che Tesla ha adottato nelle sue vetture. Tesla ha due batterie, o meglio due sistemi di batterie: batteria ad alta tensione e batterie a bassa tensione. Batterie a bassa tensione, come dice anche la parola stessa, sono batterie o batteria che funziona con una bassa tensione. Nel fatto, diciamo, concreto è 12 volt. Ora, già qualcuno di voi ha capito a cosa serve questa batteria in una vettura. Nel nostro esempio è una Model 3, l'ultima di casa Tesla. Come avete già inteso, il settore bassa tensione è dedicato ad alimentare tutti gli apparati elettrici e elettronici standard di una normale vettura, che siano le luci, che sia l'elettronica di controllo, che sia il monitor touch, il computer di bordo, che siano i sensori, i relè, per esempio per gli airbag, gli indicatori direzionali, tutto ciò che funziona a bassa tensione lavora con una batteria 12 volt a bassa tensione. Tutto ciò che è potenza, cioè la batteria ad alta tensione, è la batteria, quella che tu vai a ricaricare, o meglio, le ricarichi tutte e due, però quella che serve a spingere l'auto, a farla camminare, quella che è collegata ai motori o motore elettrico per andare avanti e indietro. Fatto, diciamo, questa parentesi iniziale, possiamo andare a leggere insieme cosa la casa Tesla comunica a tutti i suoi, diciamo, clienti che acquistano una vettura che, come abbiamo parlato lo scorso video, stiamo andando a studiare, cercare di capire le problematiche legate al litio, batterie litio, incendi, come, diciamo, potersi tutelare, come andare a spegnere, come fanno le industrie a tutelare, a proteggere al massimo queste batterie contro esplosioni, contro fuoco, eccetera, eccetera. E allora andiamo a leggere. Perciò vado proprio a leggere passo passo ciò che questa guida di informazioni Tesla ci dice. E allora, inizia con ovviamente il settore antincendio. Usare acqua per combattere un incendio di batteria ad alta tensione. Se la batteria prende fuoco, viene esposta a calore elevato o sta generando calore o gas. Utilizzare grandi quantità di acqua per raffreddare, lo sottolineo, la batteria. Possono essere necessari circa 3.000 litri di acqua applicati direttamente alla batteria, perché, come dicevamo nello scorso video, il problema in un incendio di una di due vetture, una benzina, una batteria, bruciano entrambi le plastiche, bruciano entrambi le stoffe, bruciano entrambi il materiale, diciamo, di rivestimento interno ed esterno della vettura. Però in più quella a batteria
oltre a bruciare, diciamo, gli interni, le rifiniture e i sedili, va a bruciare la cosa più pericolosa di tutti, è bruciare le batterie, perché quando iniziano a bruciare le celle non le spegni più. E qui ora avanti Tesla lo dice. E infatti 3.000 litri di acqua circa servono per spegnere il fuoco e tenere a bassa temperatura, raffreddarle al massimo le celle. Perché è normale che, come stai vedendo al momento, noi abbiamo quattro ruote, i motori, tutta la base sotto della vettura, quella in metallo, raccoglie i pacchi batterie. Se per esempio l'incendio parte nei pacchi batterie di destra, giusto? Quelli cominceranno a bruciare. I pompieri, quando arrivano, spengono le fiamme, ovviamente, e si concentrano il più possibile a raffreddare tutto il vano sotto la macchina. Perché? Perché se attualmente sta bruciando un lato delle batterie, l'altro lato ancora non ha preso. Per evitare che tutto le batterie prendono fuoco, bisogna andare a raffreddare più possibile tutto, diciamo, lo scomparto batterie. Andiamo a leggere ancora. E allora, per estinguere e raffreddare completamente un incendio della batteria, stabilire sempre o richiedere un ulteriore rifornimento idrico se l'acqua non è immediata. Nel senso che se tu stai andando a spegnere l'incendio, ma vedi che non si spegne, vai subito a cercare altra acqua, perché più acqua hai, meglio è disponibile. Utilizzare anche prodotti chimici secchi, CO2, schiuma o un altro agente estinguente tipico per combattere il fuoco finché l'acqua non è disponibile. Perciò, se non hai subito acqua a quantità e hai per esempio uno o due estintori o hai sabbia o hai schiuma, qualsiasi cosa hai, usala per raffreddare e combattere le fiamme iniziali. Poi, quando hai l'acqua, balla a buttare sulle batterie per fare in modo di abbassare al massimo la sua temperatura. Estinguere piccoli incendi non coinvolge la batteria ad alto voltaggio utilizzando le procedure antincendio tipiche dei veicoli. Ah, ok. Allora, estinguere piccoli incendi che non coinvolgono la batteria ad alto voltaggio, si possono utilizzare le procedure antincendio standard. È normale, perché se le batterie di una macchina elettrica non bruciano, cioè le batterie di potenza non bruciano, e brucia per esempio il sedile, brucia lo sterzo con tutto, diciamo, il cruscotto. E allora quella è una macchina come un'altra, una vettura come un'altra, è una plastica, una stoffa come un'altra, un poco d'acqua, un estintore e la spegni se va bene. Al massimo due estintori. Il problema si pone, come anche dice Tesla, se ti bruciano le celle, se brucia la batteria di potenza. In quel caso, si torna al punto di prima, bisogna avere acqua a litri, qua ne dice circa 3.000 litri, per portarla, diciamo, ad un raffreddamento accettabile. Continuiamo. Poi qua ci mette, diciamo, in guardia durante la revisione, cioè se noi andiamo a fare qualche modifica o toccare qualcosa che non dobbiamo toccare, diciamo, nell'impianto elettrico dell'auto. Durante la revisione, non entrare
in contatto con componenti ad alta tensione. Utilizzare sempre attrezzi isolati per revisione. È normale che io non vado a smontare la mia macchina elettrica, è logica, però questo è valido per chi fa manutenzione, per chi diciamo fa la riparazione, eccetera, eccetera. Continuiamo. Il calore e le fiamme possono compromettere i dispositivi di gonfiaggio dell'iceberg, i cilindri di gonfiaggio del gas immagazzinati, i montanti a gas e altri componenti che possono provocare un'esplosione inaspettata. Cioè, ti sta dicendo che diciamo, il fuoco può venire da vari fattori, non solo da un impatto, da un incidente, da tanti altri, diciamo, componentisti che sono presenti in tutte le auto elettriche. Cioè, ragazzi, io quello che sto leggendo lo sta dicendo Tesla, ok? Per le sue auto. Ma è logica che vale anche per le auto di Volkswagen, vale per le auto di Kia, vale per tutte le auto elettriche. Tutte montano celle a litio, tutte montano la stessa simile tipologia. Solo che Tesla ha messo bianco su nero tutto. Forse perché è una di quelle che ha molta più esperienza, ci ha combattuto molto più degli altri e infatti si vede che è un passo avanti a tutte le altre attualmente. Andiamo avanti. E allora, l'incendio della batteria può richiedere fino a 24 ore per estinguersi. Qua non stiamo scherzando. Se parte perciò a bruciare la batteria di potenza, cioè l'impianto di potenza, quello che fa muovere le ruote, i motori, eccetera, eccetera, l'incendio che viene scaturito, che nasce, può bruciare tutto il litio interno, tutta quella materia che c'è dentro le celle, può arrivare a bruciare per oltre 24 ore. Considera di consentire alla batteria di bruciare proteggendo le esposizioni. Ok, loro qui dicono: se sei in un posto dove può bruciare, falla bruciare. Falla bruciare. Deve finire il suo corso. Se non puoi raffreddare, se non puoi fare nulla, l'hai persa, lasciala bruciare e lei brucerà. Poi, dopo che tutto il fuoco e il fumo si sono attenuati visibilmente, è possibile utilizzare una termocamera per misurare fattivamente, attivamente, la temperatura dell'auto dall'alto. Dell'alto voltaggio, scusate, perciò la temperatura dell'alto voltaggio. Perciò, se il tutto è finito, se apparentemente non c'è più fuoco, non c'è più fumo, state attenti, misurate sempre le temperature, perché può anche essere che una parte di batteria è partita e bruciata e tutto, ma ce ne può essere sempre un'altra che ancora, diciamo, non è partita, ancora deve bruciare e ad alta, diciamo, temperatura scotta, scotta, però ancora non sono partite le fiamme, non è partito il fumo. Infatti loro consigliano di andare con una termocamera il più possibile, vicina e precisa per misurare le temperature. Non devono esserci fuoco, fumo o riscaldamento presenti nelle batterie d'alta tensione per almeno un'ora. Perciò, se tu in un'ora dopo l'incidente non hai più fumo, non hai più fiamme e hai temperatura ambiente
in tutta, diciamo, la parte di batterie, ok? Vuol dire che la, diciamo, l'approccio ormai da buttare è, tra parentesi, sicuro e può essere spostato e può essere rilasciato ai secondi soccorritori, come le forze dell'ordine, i trasportatori di veicoli col carro attrezzi. La batteria deve essere completamente raffreddata prima di rilasciare il veicolo a secondi soccorritori, o comunque di lasciare l'incidente. Ah, ok. Perciò, prima di dire che l'auto è sicura, deve essere completamente raffreddata la batteria di potenza. Fino a quando la batteria di potenza è calda, ci sono problemi, ci possono essere pericoli. In più, però, sottolineano che si consiglia sempre ai secondi soccorritori che esiste il rischio di riaccensione della batteria a causa della potenziale riaccensione. Un modello Model 3 che è stato coinvolto in un'immersione, un incendio o una collisione ha ripreso nuovamente fuoco. Perciò bisogna andarla a conservare, cioè anche se dopo aver fatto l'incidente, raffreddate tutte cose, la temperatura è ok, non c'è fumo, non c'è fuoco, non sempre l'arcrocchio che è rimasto si può, diciamo, tra parentesi, dire che è sicuro. E infatti loro mettono, diciamo, i paletti dicendo non mettetela dentro a capannoni, non conservatela dentro a garage, lasciatela fuori all'aperto ad almeno 50 piedi, tra parentesi 15 metri, da qualsiasi corpo o struttura, perché potrebbe effettivamente riaccendersi il fuoco. Sempre tramite le celle interne cortocircuitate ormai da quel mega cortocircuito che si è andato a creare nell'incidente. Poi andiamo a leggere: in caso di incendio, considerare l'intero veicolo energizzato, indossare sempre un DPI completo, incluso un SCBA. Ok, e passiamo ora alla specifica batteria alta tensione danno al fuoco. Una batteria bruciata o riscaldata rilascia vapori tossici. Questi vapori possono includere composti organici volatili, gas idrogeno e carbonio, diossido, monossido di carbonio, fuligine, particolato contenente ossidi di nichel, alluminio, litio, rame, cobalto e acido fluoridrico. I rispondenti devono sempre proteggersi con DPI completi. In poche parole ti dicono che dovresti avere la mascherina, dovresti avere, diciamo, il giubbottino per proteggerti contro l'inalazione, respirare, diciamo, tutti questi agenti tossici. Poi andiamo a continuare. La batteria ad alta tensione è composta da celle agli ioni di litio. Queste cellule sono considerate cellule secche che, danneggiato solo una piccola quantità di liquido, può portare una perdita. Il liquido della batteria agli ioni di litio è di colore chiaro, esattamente. Là, diciamo, sta parlando che le celle 18650 internamente, oltre all'ilio, diciamo, ripiegato, ha un liquido che, diciamo, le mantiene in funzione.
Poi, la batteria ad alta tensione e la unità di azionamento sono raffreddate al liquido con un tipico rifrigerante automobilistico a base di glicole. Se danneggiato questo blu, il liquido di raffreddamento può fuoriuscire dalla batteria ad alto voltaggio. Perfetto. Ci dice anche che la batteria ad alta tensione e le unità di azionamento, cioè i motori, i controller di potenza, eccetera, eccetera, sono tutti raffreddati al liquido tramite un normale liquido del radiatore, ecco, che ci mantiene la temperatura delle batterie sempre molto bassa. Poi ci dice anche che il liquido se fuoriesce, quello è di colore blu, può creare riscaldamento rapido delle celle della batteria. Se noti che il fumo proviene dall'alta tensione della batteria, supponete che si stia scaldando e intraprenda le azioni appropriate come descritto in lotta. Ecco, dice che se effettivamente ti accorgi che c'è calore, c'è fumo, scappa subito e fai ciò che loro ti hanno detto, appunto per evitare più, cioè prima si raffredda, meno danno farai. Puoi anche non perdere tutta l'auto, ma devi avere acqua, 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 proprio per raffreddarla, farla diventare freddissima e non mandare avanti tutta la combustione. Niente, molto interessante. Ringraziamo la Tesla perché è molto chiara, molto trasparente, e questo è il bello perché, nonostante la Tesla sa i pericoli che incombono dietro questa tecnologia, non sta zitta e lascia fare, ma prende oltre le precauzioni, cioè nella costruzione, progettazione per renderla molto più sicura l'auto, ma ti istruisce, e non solo a te che l'acquisti, ma anche ai vigili del fuoco, come abbiamo visto, alle squadre, anche a chi fa manutenzione, gli dà, diciamo, dei consigli su come comportarsi. Ed è molto, ma molto positiva, perché la tecnologia elettrica in automotive è una tecnologia nuova che pochi ancora sanno. E non si scherza, ragazzi, non si scherza. Le celle litio sono pericolosissime. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un bel mi piace, iscriviti al canale. Ci aggiorniamo al prossimo video e continuiamo questo discorso. Se vuoi, visita il nostro sito ledlightshop.it e iscriviti al gruppo su Facebook, la nostra pagina sempre su Facebook, GF Elettronica LED, e ci siamo anche su Instagram. Ciao a tutti e buone feste!